Michael Ken sabato inaugura questa mostra a Loreto Prutino. Come mai ha scelto proprio Loreto Prutino per questo suo evento? Questo è un lavoro di 2 anni e il progetto è stato guidato, è stato organizzato da Vincenzo De Pompeis. Quindi con Vincenzo De Pompeis la fondazione di Loreto Prutino, quindi è naturale che l'evento sia fatto a Loreto Prutino. E comunque è un posto meraviglioso, quindi perché no? Invece l'occhio del fotografo che cosa ha visto in Abruzzo? La caratteristica descritta da Primo Levi dell'Abruzzo è che è forte e gentile, e quello che lo ha colpito è la varietà dei paesaggi, le spiagge, le montagne e la ricchezza di tutti questi paesaggi. Intanto è la prima regione italiana a cui Michael Kenna dedica un lavoro, è uno dei più grandi fotografi di paesaggio viventi e quindi ci darà una interpretazione molto personale, come nel suo stile, di paesaggi anche noti ma anche ignoti. Questa è, diciamo, la chicca che corona questo progetto, cioè viene ospitata all'interno del centro storico di Loreto Prutino, che è uno dei borghi che infatti Ken ha ritratto di più. Ci sono 3 foto ma anche 6 foto di interni che lui ha fatto, ed è un piccolo presepe, un gioiello, un paesaggio mediterraneo circondato da oliveti, e questo a lui piace molto, il rapporto armonico dell'uomo con la natura. È il tutto all'interno del Palazzo Casamarte,